I think the girls with their nails done now. Bene ragazzi, ciao amici di Fisherlandia e benvenuti a un nuovo video. Oggi ragazzi, come dico di solito, mettiamoci veramente comodi perché sono a presentarvi un nostro nuovo starter kit. Stiamo parlando del nuovo starter kit Light Spinning Knoll Edition dedicato a un grande amico che ha tutti i nostri starter kit in pratica e ne fa una questione di collezionismo, by Fisherlandia. Quindi oggi con questo starter kit voglio mettere un ulteriore punto, un'ulteriore conferma per farvi vedere e dimostrarvi di quello che sono capaci i nostri starter kit. Il nostro starter kit nasce molto tempo fa proprio per dare la possibilità a chi non fa una tecnica o a chi già la fa ma vuole fare un upgrade di poter avere a casa tutto pronto. È tutto pronto, è tutto scelto e soprattutto è tutto provato, perché una cosa deve fare lo starter kit: deve pescare. Voi dovete solo impiegare 2 ore, 3 ore del vostro tempo in quella tecnica di pesca. Oggi si parla di light spinning, quindi una pesca a spinning leggera e ultra leggera, che però grazie a questi componenti, devo dire, scelti in modo abbastanza maniacale, ecco perché i nostri starter kit non sono in uscita molto frequentemente, quindi scelta molto maniacale perché deve avere una funzione all round nel mondo del light spinning, proprio per aprire le porte a questo punto non soltanto ai predatori ma anche a pesci che non sono predatori, solitamente a pesci che grufolano sul fondo. Quindi con questo kit possiamo insidiare tutti i pesci che vogliamo, assolutamente, nel rispetto di quello che sono le gramature delle attrezzature che adesso andiamo a vedere, ma possiamo anche tranquillamente confrontarci, possiamo anche tranquillamente andare a cercare di predare quei pesci che grufolano sul fondo, come sarghi, orate, scorfani, eccetera eccetera. Chiaramente parlo di pesci di mare, ma apro le porte proprio in tutti i sensi anche al mondo dell'acqua dolce. Quindi è un'attrezzatura che va benissimo in torrente, un'attrezzatura che va benissimo in lago, insomma un'attrezzatura che secondo il mio punto di vista a chi piace pescare non dovrebbe mancare come tipologia. Bando alle ciance, il nostro starter kit non è un combo rumenta, non è un avanzo di magazzino, non è uno svuota scaffali, è esattamente qualcosa acquistato per dare questa possibilità a chi di voi lo vorrà. Vi ricordo che i numeri sono chiusi, vi ricordo per esperienza, perché poi mi dite: è finito il kit, non facciamoci mangiare il belino dalle mosche, perché poi questi kit ce ne sono in quantità ma poi finiscono e non è più ripetibile a questo prezzo questa offerta. Quindi tutte queste cose sono configurate e preparate appunto per voi. Veniamo subito, se no andiamo lunghi, a quello che è la canna di questo starter kit. In questo starter kit la canna, la scelta tra le più difficili, perché bisogna trovare una canna che vada bene per il light spinning, vada bene per l'utilizzo di gomme, di hardbait, vada bene con una bella schiena se uno prende un pesce un po' più grosso, ma che possa far divertire anche con un pesce piccolo. Sembra facile, ma non lo è. Abbiamo trovato però una canna Daiwa Ninja Drop Shot, che è il modello di questa canna. Una canna quindi che è specificatamente una canna da light spinning, porta il nome di una famosa montatura che nel light spinning si fa moltissimo, cima solid con una ottima schiena di fusto, 3-12 grammi, quindi una canna che assolutamente ci permette di gestire, grazie alla cima solid, tutte le gomme acqua dolce o mare che siano, ma anche dei piccoli hard bait palettati e dei piccoli artificiali in top water, perché no? Perché la schiena comunque questa canna ne ha da vendere. A questa canna chiaramente vi arriva a casa questa canna, a cui dobbiamo aggiungere un mulinello. Qua ho voluto veramente fare qualcosa in più del solito mulinello che magari possiamo inserire nello starter kit come rapporto qualità-prezzo, che vedremo alla fine del video. Abbiamo messo, signori miei, un Daiwa, che Daiwa? Il Gekka Bijin, quindi un mulinello che da solo costa più di 100 euro. Il mulinello è questo. È un insieme di tecnologia a livello di Fuego LT, forse qualcosa anche in più, con la manetta avvitata direttamente sul corpo corona. Chi di voi è un pochino più esperto capisce anche questa differenza. Scorifilo, cavo, il tutto imbobinato con una treccia Daiwa X4, quindi 4 capi. Appositamente ho scelto la treccia 4 capi perché è di più facile gestione per chi magari inizia a fare le prime pescate, ma sappiate che una treccia 8 capi morbidissima qua sopra ci sta benissimo. Con il terminale, in questo caso vi arriva montato già
con il terminale pronto, ok, la treccia X4 dello 010, vi arriva col terminale già pronto dello 022, ma poi nel kit troveremo un altro diametro appositamente per muovere le esche che ci sono qua sul tavolo davanti a me. Quindi vi arriva a casa, facciamo un riepilogo, la canna, dovete soltanto tirare fuori la canna dal nostro mitico tubo, ve lo faccio vedere, è marchiato Fisherlandia anticorriere, vi arriva la canna, la tirate fuori dal tubo e poi trovate un pacchettino dove c'è chiaramente il nostro mulinello. Montate il mulinello sulla canna, passate il filo e poi dobbiamo venire a quello che è il resto del kit. Qua c'è veramente tutto. Partiamo quindi subito da quello che si mette in fondo al terminale, che è uno snap. Solitamente mettiamo degli snap piuttosto grandi, in questo caso la particolarità di questo kit prevede degli ami e comunque degli artificiali molto piccoli, quindi abbiamo messo in assoluto uno snap giapponese con una tenuta di 10 kg allo strappo, quindi non abbiate paura anche se lo vedete piccolo, molto piccolo e con un'apertura soprattutto che ci permetta appunto di essere inserito dentro il foro degli ami, se usiamo un amo con l'occhiello, un offset oppure le testine piombate che adesso andremo a vedere. Quindi canna, mulinello, treccia, filo, moschettone in fondo e poi viene il resto. Chiaramente devo dare la possibilità a voi di cambiare questo terminale che, come vi dicevo, l'ho messo appositamente dello 022 per fare le prime prove per chi di voi non fosse pratico e poi troviamo della Falcon 50 metri di fluorocarbon dello 020. Direi che lo 020 in questa pesca è una misura media. Poi potete chiaramente acquistare degli altri fluorocarbon di altre varie misure in base al tipo di pesca che fate. Quindi anche il fluorocarbon da 50 metri all'interno del nostro kit. A questo punto c'è tutto quello che serve, ma manca tutto quello che sono le esche. Le esche nello spinning, nel light spinning o in tutte le altre tecniche devono funzionare, perché se le esche non funzionano andiamo a farci una partita a bocce. Quindi le esche che abbiamo scelto sono esche di qualità, di marca, e lo vedrete, chiaramente dirette al light spinning. Per solitamente utilizzo si utilizza la gomma. Gomma. Abbiamo tre gomme in questo kit, tre serie di gomme. Abbiamo prima di tutto il Grass Mino, che è questo qua, una busta con tutti questi siliconici. Ho scelto il colore giallo perché è quello che secondo me sulle spigole può dare qualcosa in più, ma il giallo va bene veramente per tutte le cose, con la codina paddle, quindi con la codina che ci permette nel movimento lineare di avere questo movimento, di farlo saltellare sul fondo. Quindi trovate una busta completa di Grass Mino all'interno del nostro kit. Non può mancare una gommina da montare in molteplici montature, come ad esempio il drop shot, che è questa qua. Questa qui è il Power Isom, sono 20 gommine molto corte, molto sottili, molto naturali, contenute dentro un liquido che dà chiaramente e mantiene sapidità a quest'esca e ne fa sì, e fa sì che quest'esca sia una tra le più attiranti, proprio perché deve essere diretta a pesci anche non predatori. Quindi trovate una busta completa con 20 gommine dentro il nostro starter kit e non poteva mancare chiaramente, per chi utilizza in mare, ma l'abbiamo utilizzata anche in acqua dolce, il nostro granchietto della Marucchio. Anche questo è un granchio sotto un liquido. Mi raccomando, quando aprite la busta poi la andate a richiudere la stessa busta, oppure prendete le scatoline diciamo preposte per poterci mettere dentro il liquido, le potete mettere anche insieme. Il liquido è importante, mantiene idratata la gomma e soprattutto la rende viva. Questo granchio, vi posso assicurare che se lo andate a toccare sembra quasi che muova le zampe. Questo chiaramente per quanto riguarda la gomma all'interno del nostro kit. Chiaramente bisogna che la inneschiamo sta gomma, io non vi posso dare un kit dove lo mettiamo l'amo, quindi due tipologie di amo. Chiaramente una testina piombata da 1,8 g che andrà sommata al peso della gomma, quindi siamo veramente al limite dell'ultralight light spinning, quindi una testina piombata, in questo caso una bustina di testine piombate che sono le Sealant, molto conosciute, molto generiche, ok, come misura di amo eccetera eccetera, e poi un amo molto famoso per il light spinning, il Chimera, un amo offset. Quindi troviamo una busta di ami offset che possono essere montati veramente su tantissime gomme, non chiaramente solo queste qua del kit, e un amo diciamo che può essere utilizzato su una gomma spiombata oppure si può piombare a piacimento. Qua si conclude la parentesi gomme, quello che serve per montare le gomme. Veniamo poi al resto, perché non può in un kit da light spinning, per aprire le porte in tutti i sensi a tutti i tipi di pesca, non possono mancare due artificiali importantissimi di famiglia. Uno che è il micro jig, che è questo qua. Quindi abbiamo messo un micro jig
veramente interessante secondo il mio punto di vista, è della Giazzui. L'anno scorso questo qui, io avevo un prototipo e ha fatto veramente strage di pesci come sugarelli, occhiate, aguglie, e quindi è veramente bello, sfarfalla mentre scende, quindi ha tutto il suo senso, e non poteva assolutamente mancare questo, che non è un accendino, si chiama Zip, ma è un hard bait 5,5 cm, lanciabilissimo con questa canna, palettato, proprio per chi vuole fare un recupero medio-lento, appunto in discesa. Attenzione, il mulinello è 5,2 di recupero come velocità di recupero, ottima secondo me velocità per muovere anche lentamente le esche che trovate nel kit. Chiaramente questo è tutto quello che arriva, quindi ricapitoliamo: canna, mulinello, passiamo il filo, montiamo il moschettone, scegliamo la gomma e andiamo a pescare. Dentro i nostri kit c'è sempre un simpatico gadget, quindi un simpatico omaggio. Questa volta troviamo un portachiavi della BKK, galleggiante, molto importante e molto interessante per tutti quelli che vanno a pescare, quindi galleggia, ci potete mettere le chiavi, anche questo in omaggio. E molti di voi diranno: la scatola, Flavio, manca il contenitore. Questa volta abbiamo fatto un cambio. Ho deciso di non mettere la scatola trasparente, perché tutti voi sarete probabilmente già pieni di scatole trasparenti. In questo caso, per il light spinning, e se di light spinning si deve parlare, bisogna che uno riesca ad andare a pescare con meno cose possibile addosso. Quindi io vi metto nello kit, attenzione, questo. Questo è un marsupio a cintura della Rapala, che ve lo faccio vedere, compreso dentro il kit, che è questo. Secondo me dentro qua ci sta veramente tutto. Abbiamo due tasche con il velcro dalle parti e una tasca cerniera davanti. È regolabile, molto semplice, ha lo sgancio automatico per poterlo mettere e levare. Diciamo che potete anche andare a pescare in costume da bagno senza nessuna paura, e qua dentro ci potete mettere veramente di ogni cosa. Quindi ragazzi, questo è tutto quello che vi arriva a casa. Vi arriva il tubo, vi arriva il pacchetto, smontate tutto e andate a pescare. Veniamo ora, tac, scatta la televendita, perché ora arriviamo al lato commerciale della situazione e poi giuro abbiamo finito. Tutta questa roba che vedete qua sopra, mediamente prezzi finiti al pubblico, non prezzi di listino, che è un'altra roba, ok? Prezzi finiti al pubblico, siamo intorno ai 250-260 euro. Quindi tutto quello che vi ho fatto vedere lo trovate chiaramente in giro, perché è roba assolutamente attuale, sono oggetti attuali di listino che vendiamo normalmente, li potete anche cercare in modo scomposto. Siamo circa 250-260 euro. Ora, siccome che ci abbiamo messo anche un po' del nostro in questi kit, io tutto questo ve lo propongo a 199 euro. 199 euro compreso il nostro tubo anticorriere, compresa la spedizione gratuita in tutta Italia, e questo è il tutto. Quindi ragazzi, trovate qua sotto in descrizione un link, una stringa, in fondo c'è un carrello, pensateci bene, guardatelo bene. Vi ricordo ancora una volta, per evitare discussioni, che il numero è limitato, ce ne sono, ma in questi kit che sono molto belli, quindi conviene, se uno ha una minima intenzione, cercare di pensare di approfittarne per evitare poi la richiesta e purtroppo la non possibilità di rifare un kit uguale, identico, allo stesso prezzo, perché il prezzo sarà quello di listino, ok? Quindi 199 euro, trovate qua sotto il link, ci cliccate e lo potete acquistare, 199 euro con la spedizione gratuita. A questo punto ragazzi, spero che questo kit vi abbia fatto piacere, vi piaccia, grazie per essermi stati ad ascoltare, grazie per seguirci sempre, continuate a seguire il nostro canale YouTube, continuate a iscrivervi, attivate le notifiche, condividete il video se vi è piaciuto e seguiteci anche sui social. A questo punto ragazzi, io e lo Starter Kit Light Spinning Knoll Edition by Fisherlandia vi salutiamo, e come sempre vi diciamo noi, che la pesca sia con voi! I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done now.